Abbiamo deciso di organizzare, come si diceva nel precedente incontro, una serie di approfondimenti su delle tematiche che andranno a caratterizzare il piano regolatore. Come primo appuntamento pensiamo sia fondamentale confrontarci su quelli che sono temi inusuali rispetto ancora alla nostra regione come applicazione, ma che sono già stati applicati in altre regioni e che in ogni caso vengono visti come una delle possibilità di evoluzione dei sistemi di pianificazione, ovvero parliamo della perequazione e dei crediti volumetrici. Sembrano degli elementi prettamente tecnici, ma effettivamente alla base partono dal presupposto di considerare le possibilità edificatorie di gestione del territorio con un'ottica diversa. La regione Friuli Venezia Giulia, che ha una normativa che risale alla fine degli anni 70, fine degli anni 80, cita solo questi strumenti, ma nella nostra regione i primi comuni che si stanno confrontando direttamente con ad esempio lo strumento della perequazione sono quelli che stanno redigendo in questo periodo dei nuovi strumenti di pianificazione, in primis il comune di Trieste, che ha già adottato il piano e che ha quindi anche avviato quel percorso con la regione, che è l'istituto che poi deve che presenta le riserve, tutta la il confronto con appunto gli uffici regionali stessi per capire come li si è ipotizzati di utilizzare a Trieste e come questo risulti coerente con quello che è appunto la normativa in essere nella nostra regione. Faccio anche una piccolissima premessa: ad oggi noi siamo a livello nazionale in una fase interessante, il ministro Lupi sta lavorando sul nuovo disegno di legge in materia urbanistica. L'urbanistica è sempre stata quella materia che ha fatto saltare i ministri, perché naturalmente parliamo di Sullo, parliamo degli anni 50, dove si immaginava una riforma che, valutando quelli che sono i valori dei terreni, andava a definire delle situazioni che appunto nel caso di Sullo fecero saltare la riforma e all'epoca il ministro stesso. Perché? Perché si parla del diritto reale delle persone, dei valori della proprietà, del valore del terreno che diventa rendita fondiaria, rendita di posizione, e quindi si va direttamente a lavorare su quello che è l'interesse specifico del cittadino. Quindi sono riforme estremamente difficili, estremamente, tra virgolette, pericolose per chi li redige. Ma in questo momento il ministro Lupi, che sta affrontando, vedremo se riuscirà a portare a termine il suo disegno, ha presentato la bozza della riforma in materia di urbanistica a livello nazionale. In essa capitoli specifici, paragrafi specifici sono proprio dedicati alla rigenerazione urbana, che diventa uno degli assi fondamentali per la pianificazione del territorio, ma anche alla perequazione, alla compensazione e ai crediti volumetrici, identificati proprio nella bozza che è stata già messa in consultazione, relativamente alle quali è stato anche possibile presentare delle osservazioni libere al Ministero. Si considera appunto che questi strumenti possano essere il motore per un ridisegno con modalità diverse del tessuto urbano, più vocato ad una riqualificazione di ciò che già c'è e invece preservando quello che è il consumo di suolo e il terreno vergine, il paesaggio che troppo spesso nelle politiche nazionali è stato invece oggetto di un consumo a volte non regolamentato e che naturalmente dietro si porta anche dei costi sociali, dei costi di gestione che in molti casi non sono stati messi in conto quando hanno determinato queste scelte. Quindi stasera noi avremo l'opportunità di confrontarci con l'architetto genovese, che è l'architetto responsabile del settore pianificazione
del Comune di Trieste, che quindi in prima persona ha e sta lavorando all'altro strumento importante della regione, in una città che naturalmente ha delle dinamiche e delle necessità diverse rispetto a Pordenone, perché Trieste tutti la conosciamo, una città con un centro storico molto consolidato, quindi la loro interpretazione della perequazione e della compensazione dei crediti volumetrici naturalmente si radica rispetto a quello che è la specificità di Trieste, ma è il comune per noi apripista di questa nuova modalità di uso degli strumenti. E poi abbiamo l'avvocato Barella, che è un esperto in materia. Alcuni di noi hanno avuto il piacere di sentirlo già esprimersi su questa materia in altre occasioni che sono state di formazione per i tecnici dell'amministrazione degli enti pubblici, e che ha assistito anche il Comune di Trieste nella risposta, risposte fatte alle riserve espresse dalla regione relativamente alla interpretazione della perequazione della compensazione.